Possiamo operare un serio lavoro di riordino delle disposizioni legislative da fare nei tempi e nelle modalità più opportune, quindi non interventi parziali, magari sotto l'onda emotiva di qualche calamità, ma invece un confronto che con tutti i soggetti che fanno parte del sistema possa portare a un testo unico capace di rendere chiari strumenti, ruoli e responsabilità. Il percorso che abbiamo fatto fin qui, grazie anche al contributo delle audizioni, è stato molto positivo e ci auguriamo che anche il proseguo di questo lavoro possa consentire di dare risposta alle aspettative di riforma di un servizio che rappresenta un'eccellenza e che noi vogliamo essere in grado di dare le risposte migliori ai cittadini proprio nei momenti di maggiore criticità ed emergenza. Consegno il resto del mio intervento. Grazie. Grazie. È iscritta a parlare l'onorevole Terzoni. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Visto gli impegni dell'Ufficio di Presidenza consegno, come hanno fatto gli altri colleghi, il testo completo, ma voglio ribadire alcuni concetti su cui poter porre l'attenzione. Noi non abbiamo presentato una proposta di legge delega perché non ci fidiamo di questo governo Renzi, ma siamo comunque entrati nel merito ed abbiamo proposto alcune modifiche che in parte sono state accettate. Mi riferisco ad esempio alla revisione periodica dei piani di emergenza e alla loro valutazione, come alla proposta di individuare modalità di reperimento delle forniture di beni di prima necessità, di servizi e materiali necessari nella fase di emergenza direttamente in loco, proprio per sostenere fin da subito l'economia del territorio colpito ed altre piccole modifiche. Ma siamo qui inoltre per chiedere di valutare alcune altre proposte, come ad esempio quello di escludere la possibilità di derogare ad alcune norme, come ad esempio la norma sulla responsabilità penale ed amministrativa, sulla sicurezza al lavoro, sulla tutela ambientale, e di specificare fin da subito le disposizioni che sono parzialmente derogabili e di specificare anche i casi definire questi casi. Questo per prevenire non pochi problemi giudiziari e gli ingenti danni economici ed ambientali che si realizzano sempre con l'abuso dello strumento derogatorio. Chiedo anche di valutare la nostra proposta sull'uso del volontariato, perché per noi non deve essere elevato al vero compito di prevenzione e soccorso e non deve essere utilizzato per mancanze o deficit dell'ordinaria amministrazione. Inoltre, e questa è una cosa molto importante, visto anche la mozione del Veneto che abbiamo appena votato, è quella di rendere strutturali i criteri e le metodologie per l'erogazione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro per le popolazioni colpite dall'evento calamitoso. E questo è necessario anche appunto per correre subito un aiuto a queste persone. Inoltre è necessario che i piani di emergenza venissero considerati come uno strumento sovraordinato di pianificazione necessario per l'adozione di qualunque altro strumento urbanistico locale. Ciò perché deve essere chiaro che il concetto della prevenzione deve partire non solo da una cultura personale, ma anche dall'organizzazione e dalla gestione del territorio in cui si vive. E qualsiasi piano urbanistico va coordinato al meglio con i piani di emergenza, così di avere un'ottimizzazione dell'efficienza e dell'operatività di questi. Concludo dicendo che la votazione di queste modifiche avverrà con l'avvicinarsi dell'autunno, quando inizieranno anche le prime piogge e ritorneranno a galla tutti i problemi della mala gestione del territorio italiano. Sarà l'ennesimo autunno caldo per molti italiani, i quali si troveranno sommersi da acqua e fango, e credo che sia opportuno dar loro un segnale accettando queste proposte che, ribadisco, sono necessarie per aiutare concretamente fin da subito i nostri concittadini. Quindi rifletteteci sotto l'ombrellone e buone ferie a tutti. La ringrazio. È iscritta a parlare l'onorevole Dorina Bianchi, che però non vedi in aula, quindi si intende che vi abbia rinunciato. È iscritta a parlare l'onorevole Monchiero. Ne ha facoltà. Solo per sottolineare la necessità, l'urgenza e l'opportunità di questa legge delega, che consentirà al Governo di riordinare una materia abbastanza complessa e della cui necessità, come hanno già sottolineato i colleghi, tutti sentiamo il bisogno. Detto questo, chiedo di poter consegnare il mio intervento. È certamente autorizzata anche lei, onorevole Monchiero. È scritta a parlare onorevole Zaratti. Ne ha facoltà. Grazie Presidente, anch'io consegnerò il mio intervento, voglio soltanto dire due frasi in premessa. Il Governo ha scelto la forma della legge delega, noi avremmo preferito invece una legge fatta in aula
perché crediamo che ancora una volta il ruolo centrale del Parlamento viene, diciamo, sottodimensionato. Ciò nonostante anche noi abbiamo presentato la nostra proposta di legge che in qualche modo in minima parte è confluita nel testo che è arrivato in Aula. Alcuni nostri emendamenti sono stati ulteriormente inseriti. Speriamo che nella fase di discussione che l'Aula affronterà a settembre ci